Bene, molto bene. Buongiorno a tutti e tutte. Possiamo accomodarci, ecco, vediamo. Lasciamo accomodare ancora i signori. E benvenuti, fra l'altro salutiamo un po' di gente, salutiamo innanzitutto gli amici della... la mia memoria è un disastro, devo dirlo giusto. So che non devo dire Pinerolo, Sci Club Pinerolese, che con l'amico Borgogno Fulvio, che è laggiù, ecco, e gli amici che vi hanno accompagnato, ho visto alcuni del gruppo cinofilo, alzate la mano, gruppo cinofilo. Ecco, una era proprio qui in vista e altri, benissimo, e, che vi hanno accompagnato in questa bella camminata, vi hanno anche fatto ammirare le bellezze della montagna, davvero una bella iniziativa, grazie Fulvio, grazie amici del gruppo. Poi salutiamo il coro, che è la prima volta, questo coro che canta queste messe, e i musica. Ah, gruppo musicale Musica, è giusto? Ah, mi pareva che era strano. Dillo bene. Ecco, è più furbo, ho detto così. Gruppo vocale Musica di Villar Perosa, e questo l'avevo imparato. No, che ringrazio di cuore, perché è bello avere anche un coro che ci aiuta a cantare. Poi ho incontrato gente che arriva dai posti più diversi, non dico i nomi dei posti, ma insomma c'è gente che arriva da Bra, da vicino, Canale. Ah, ecco, un nome che ricorda, Canale, poi c'è gente, vari che arrivano da Torino, c'è Torino. Poi va bene, gente che arriva dal Pinerolese, tante. Ah no, c'è gente che arriva dalla Valsusa, ne ho incontrati alcuni. Valsusa? Ecco, Valsusa. Poi, sì, poi. Gente che arriva da Savigliano. Voi non sapete dove è Savigliano, ma è un bel posto, vicino a un altro posto ancora più bello che si chiama Fossano. Ah, c'è gente che arriva da Fossano, giusto, giusto. È vero, 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 scusa. Già mi dimenticavo. E poi c'è gente di Bricherasio, vedo qui davanti a me, c'è gente di Piossasco, c'è gente Piossasco, c'è gente di Pinerolo, giochiamo in casa, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, va bene. No. Ah, oh, ecco, l'avrei detto alla fine però. Ma lo dico all'inizio. Abbiamo i nostri amici di Piacenza. Dove sono i nostri amici di... Non ci sono. Laggiù, ma guarda te. Bravi, benvenuti. E credo che siano quelli da più lontano, sicuramente. C'è l'arma dei carabinieri. Poi c'è l'arma dei carabinieri. Ci sono i carabinieri che vengono a prenderci. Ci hanno scoperto che siamo abusivi e... Un saluto ai carabinieri, al sindaco, signor sindaco. Siamo onorati di avere il sindaco. E chiediamo una parola al sindaco, è appena arrivato, facciamolo parlare. Che ci ospita in questo bellissimo luogo. Grazie, grazie al nostro vescovo che sempre ci onora della sua presenza. Ci siamo visti 15 giorni fa a Borgata, a Sestriere, oggi qua in questo splendido scenario. Grazie a tutti voi, grazie allo Sci Club Pinerolese, a Borgogno, che sicuramente è qua attorno a noi, che ha creato questo evento. La cosa più importante è essere qui per festeggiare questo momento. Grazie! Benissimo, allora è stato bello anche salutarci, anche se non siamo riusciti a salutarci tutti, ma così idealmente, sapete, ogni volta che si va a un rito e soprattutto si va a una messa, si arriva sempre da posti diversi. Oggi un po' di più perché abbiamo citato Piacenza, Bra, eccetera, ma tutte le volte si arriva perlomeno da strade diverse, perlomeno da case diverse, da storie diverse,
e si viene qui per incontrare il padre di tutti, che ci fa capire che siamo tutti fratelli e sorelle, tutti, chi abita a Piacenza, chi abita a Bra, chi abita a Bricherasio, chi abita in Valsusa, siamo tutti fratelli e sorelle e abbiamo la fortuna di avere un padre che ci segue, che si cura di noi, che si cura di noi. E allora credo sia molto bello vivere così, in questo posto, aiutati dalle montagne, e sapere che c'è un creatore, che non è solo un creatore di cose belle, è un creatore di cose belle, ma è un padre innanzitutto. E stiamo un'oretta qui insieme, attorniati da questo abbraccio delle montagne, ma meglio ancora, dentro l'abbraccio del Padre che sta nei cieli, che si cura di noi. Vogliamo che davvero questa messa sia, soprattutto questa esperienza, dentro un grande abbraccio, un forte abbraccio di un Padre che di te, comunque tu sia, si cura. Iniziamo la nostra messa col canto. Cari amici, cari amiche, sapete, uno degli sport nazionali in Italia, ma anche un po' nel mondo, è quello di fare polemiche. D'estate poi è una roba, si gioca soprattutto d'estate, un po' tutto l'anno questo sport, ma d'estate va che è un piacere. Si fa polemiche su tutto, è interessante, ogni tanto parte una polemica, passa su tutti i giornali, ne abbiamo per 15 giorni. Una quindicina di giorni fa è successa la polemica sulle croci in montagna, l'avrete letto, è partito in un punto, poi le cose si sono ingrossate e un po' ci sono stato tirato dentro anch'io per un'intervista che ho rilasciato su queste croci in montagna e la questione che girava intorno a questa strana polemica era anche interessante, perché in fondo diceva così: che ci sta a fare una croce in montagna? Quella roba lì è una cosa dei cristiani, non deve stare in un luogo che è di tutti. È interessante questo, la croce è un simbolo dei cristiani, certo, è il simbolo del cristianesimo, è una cosa di quel gruppetto lì, quei quattro che ancora continuano a credere, non deve invadere la montagna che è di tutti. Mi ha fatto molto pensare questa cosa, Poi c'è stata la polemica pretestuosa, ma questa roba qui, bella, 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 è vero. E allora pensavo, pensando a mentre venivo su, al fatto che avremmo fatto la messa in un lago che è di tutti e noi avremmo invaso abbastanza spazio, parecchio, e dici magari chi è qui per fare una giornata di vacanza, fare picnic, dice ma com'è che la diga del Chisonetto è di tutti, com'è che hanno invaso questi qui? Ma a parte questo, per fare una roba che è di qualcuno, che c'entra con la montagna la messa? Che c'entra la messa con la montagna? La messa sta bene dentro una chiesa, una messa in montagna, che c'entra? È interessante questa cosa qui, ci ho pensato un po' venendo su. E sapete, secondo me la messa in montagna con la montagna c'entra parecchio. Abbiamo già detto per tante ragioni, ma pensavo a questo luogo, qui ci sono le montagne, c'è l'acqua e c'è il sole. Adesso un attimo che è passata la nuvola, ovvio, ma fra un po' ci sarà di nuovo. Ci sono le montagne, c'è l'acqua e c'è il sole. Sapete che le montagne, l'acqua e il sole ci aiutano un sacco a capire cos'è una messa. Bello. Innanzitutto le montagne. Sapete, le montagne è la cosa più ovvia, l'abbiamo detto mille volte. Ogni montagna, se tu guardi la Rognosa, la montagna, se io dico guardate la Rognosa, non è che guardate giù la Rognosa, inizia da lì sotto,
però tutti guardate su, è interessante, quando uno dice guarda le montagne, tutti guardano su, e dice ma è montagna anche giù, eh? Ma bello, è normale, perché la montagna è chiaro, punta verso il cielo. È bello fare una messa in montagna ogni tanto, perché guardi le montagne e capisci che la messa a che serve. Perché facciamo una messa? Per provare ad alzare un po' lo sguardo. Facciamo una settimana dove per forza di cose, giustamente, siamo con lo sguardo a terra, a fare questo, quell'altro, quell'altro, in ritardo sull'agenda, e c'è questo problema, questo calcolo da fare, c'è... E poi alla domenica abbiamo un'ora che ci regaliamo per guardare in alto. C'è qualcuno oltre te, c'è un signore che è più grande di te, c'è eccetera, eccetera, eccetera. Bellissimo. Ogni tanto ce lo dimentichiamo quando facciamo le messe giù, eh. La messa innanzitutto ti aiuta a guardare in alto, cioè a incontrare lui. E poi è bello che facciamo la messa in montagna, vuol dire che anche noi siamo in montagna. Perché è vero, siamo tornati da montagna, ma noi siamo già in montagna, siamo alti rispetto a Pinerolo, siamo alti, bello, siamo un po' più su, e l'immagine è che Dio abita i cieli, per cui se sei un po' più su, come immagine, come dire, sei un po' più dentro la sua presenza, certo è un'immagine, ma la messa è sempre questo, la messa è sempre entrare dentro, l'abbiamo detto all'inizio, dentro un abbraccio, e rimanerci, un abbraccio così intenso ogni settimana basta per vivere, quella è una messa, stare dentro un abbraccio tre quarti d'ora. E poi si sa, certo, di fronte a queste montagne ci sentiamo tutti più piccolini, soprattutto se provi ad andarci su, ti senti piccolino, piccolino, ma tanto piccolino, dopo un po' ti manca anche il fiato, piccolo ragazzo, piccolo, noi siamo abituati a girare con le automobili, copriamo 100 km, ma ce ne accorgiamo, è certo, sali su quella cima, a messa si va anche per imparare ad invocare, a essere un po' meno pieni di se stessi, ragazzo, sei piccolo, e meno male che c'è qualcuno da invocare, bello, ecco la messa, fare una messa in montagna per riscoprire la bellezza, l'importanza, la densità di una messa, per guardare un po' più in su, per alzare lo sguardo, per sentirsi dentro l'abbraccio, per sentirsi piccoli e invocare. E poi c'è l'acqua, l'acqua, ringraziando il piovuto, e dunque noi siamo tornati un po' come sempre noi piemontesi, che l'acqua è proprio una roba, manco ce ne accorgiamo, per fortuna, perché l'acqua in Piemonte, beh, l'anno scorso abbiamo faticato un po', ma insomma, normalmente l'acqua è una roba che sembra proprio poca cosa, dici, no, l'acqua, è classico quando vai da qualcuno e dici, cosa ti posso dare, vuoi una Coca-Cola, vuoi un bitter, vorrei un bicchiere d'acqua, no, un bicchiere d'acqua, no. No, troppo poco, non posso darti un bicchiere d'acqua. È interessante, eh? Per noi l'acqua è proprio poco, eppure l'acqua fa vivere. Eppure l'acqua fa vivere. L'abbiamo visto l'anno scorso, senza acqua non si produce niente. Fantastico. Bene, a messa si va, che bello, fare una messa in riva a un lago. Perché Dio sembra poca cosa. Anzi, nella nostra società Dio sembra la cosa più inutile del mondo. E quando a qualcuno dici, ma io sono credente, ti guarda per dire, poverino, poverino. Vi è già capitato? Provate, persone così sconosciute, che si viene nel discorso delle religioni e dicono, ma tu sei credente? Beh, a me non lo chiedono, faccio il vescovo. Ma voi credo ogni tanto, ma tu sei credente, cioè nel proprio credente? In genere non dicono niente, perché c'è ancora sempre un rispetto per il credente, ma hanno uno sguardo che dice tutto, dice poverino, ma sei messo male tanto, eh? Perché? Perché l'idea è che Dio è l'essere più inutile che ci sia, dicono gli esperti che nella nostra società Dio è evaporato, bella l'immagine, eh? Dio è evaporato. Cosa vuol dire evaporato? Provate a mettere in questi giorni fuori di casa una ciotola con l'acqua, la lasciate tutto il giorno, andate e l'acqua non c'è più.
E noi diciamo l'acqua non c'è più, non è vero che non c'è più, è evaporata, cioè è diventato impalpabile, invisibile, ma c'è. Ecco, Dio è diventato così nella nostra società, impalpabile, invisibile, talmente impalpabile e invisibile che è come se non ci fosse. Ecco, nella nostra società Dio sembra così, una roba, una robetta. Noi abbiamo bisogno di andare una volta a settimana a messa per sentire che invece è denso, è fisico, è potente. Avete sentito il Vangelo di oggi? Cosa diceva il Vangelo di oggi? Diceva, avete sentito, il Vangelo del seminatore. Diceva una cosa bellissima. Dio è un contadino sudato. Dio è un contadino sudato. Bello che abbia paragonato Dio a un contadino. Perché sapete, il contadino fa un lavoro che si vede, lo si vede, ara, prepara il terreno, semina, irriga, raccoglie, pianta, toglie l'erba, è un lavoro che si vede e normalmente un contadino è sudato, perché è un lavoro abbastanza duro. Bello, Dio non è evanescente, è un contadino sudato per te, è un contadino che suda per te. Bellissimo, a messa si va per riscoprirsi tutte le volte che Dio è un contadino sudato, bellissimo, sembra solo acqua, è tantissimo Dio, è terzo il sole, vabbè, il sole lo sappiamo, il sole è quello che assieme all'acqua fa vivere ogni cosa e soprattutto non fa differenze tra belli, brutti, alti, piccoli, bianchi, neri, gialli, giovani, anziani. Il sole qui sta, arriva addosso a tutti, non fa differenza. Non è che dice no, voi cinque, gentaglia, non fa differenza. Bellissimo. Questo si va a messa per quello, dicevamo all'inizio, per scoprire che siamo tutti fratelli e Dio ci guarda così e non fa differenza. Avete sentito la parabola del seminatore? Diceva che Dio semina sulla strada, sui sassi, sui rovi e sulla terra buona. Sapete, qui ci sono anche i miei familiari e lo sanno, che io da piccolo ho ancora visto seminare a mano. Sono figlio di contadini. Non più il grano, ovvio, c'erano già le macchine, ma altri tipi di semi si seminava ancora a mano. Io ho ancora visto mio padre seminare a mano. E qualche volta sono andato ancora io a seminare a mano, la liesa, che non so come si dica in italiano, è un seme che è molto leggero, per cui non ci sono le macchine, bisogna seminarla così, io ho ancora seminato, ma se io fossi andato a seminare come dice il Vangelo, tornato a casa i miei mi avrebbero presi per le orecchie, perché non si semina sulla strada, ma siamo matti, non si semina sulle pietre, ma dai, non si semina sui rovi, si semina sul terreno buono. E invece il seminatore del Vangelo, lui semina sulla strada, semina a mezzo. Perché? Perché? Beh, innanzitutto perché è uno che largheggia, ma soprattutto perché lui ci crede anche alla strada, alle pietre e ai rovi, e non fa differenze, e continua a seminare per il terreno buono e il terreno cattivo. Che non sono altri, siamo noi. Noi ogni tanto siamo duri come strada, ogni tanto siamo aridi come sassi, ogni tanto siamo spinosi come i rovi e ogni tanto siamo buoni come la terra buona. E lui continua a non far differenze. Siamo tutti figli suoi, come il sole. Come il sole. Che bello. Ecco, alla messa noi andiamo per incontrare un Dio così. Per alzare lo sguardo, sentirsi dentro un abbraccio, sentirsi piccoli e chiedere aiuto, sapere che Dio a volte sembra impalpabile, urli e non ti sembrano ascoltarti, eppure è quello che genera ogni cosa, è un contadino sudato, sempre per te, ed è come il sole, è un padre, non fa differenza, perché siamo tutti figli suoi. Che bello, portiamoci questo a casa. Da questa Eucaristia, ma anche solo una di queste immagini che ci danno le montagne, l'acqua e il sole e che soprattutto ci dà la parabola del buon seminatore.
Bene, cari amici, questa domenica prossima sarà la giornata dei nonni e allora, visto che noi siamo qui, anticipiamo la giornata, poi chi di voi la vivrà nelle vostre parrocchie la può rivivere tranquillamente, però qui credo sia un bel momento per vivere quel momento e allora facciamo la benedizione dei nonni e delle nonne, per cui chi lo desidera di voi potrà venire a ricevere questa benedizione. Io andrò a prendere l'acqua al lago e farò la benedizione su quest'acqua e con un mazzolino di fiori faremo la benedizione, per cui vi bagno un po' di più, ma almeno si sente che è acqua. E prima però i nostri amici di Piacenza, che sono per lì, eccoli qui, che sono nonni anche loro, e proprio prossima settimana battezzano il secondo nipote, benissimo, ci leggono, potete stare seduti tranquilli, come volete, in piedi, seduti, come volete. Ascoltiamo la preghiera dei nonni. Vergine Maria, madre di fede e di speranza, modello per questa umanità piegata dall'indifferenza, rendimi disponibile come te ad accettare la volontà di Dio, a magnificare e lodare la sua misericordia. Maria, madre di fortezza, tu che conosci il mio cuore, non permettere che io mi scoraggi. Consegno con fiducia la mia vita nelle tue mani. Guarisci le mie ferite. La tua tenerezza mi accompagni nel cammino. La tua presenza, madre d'amore, ci porti a sperimentare la gioia di vedere le nostre famiglie unite. Aiutami a trasmettere la tenerezza e l'amore di Dio ai nipoti e ai giovani, affinché, oltre a pregare per loro, possiamo pregare con loro. Intercedi, Maria, per me. Il dono dello Spirito Santo sostenga la mia debolezza. Soffi sul mio cuore la consolazione di poter lasciare tracce di fede tra i giovani, la testimonianza della bellezza della vita, la consapevolezza che la vita ha un limite e che oltre ci attende l'abbraccio del Padre. Amen. Bene, i nonni e le nonne che lo desiderano possono venire, se c'è nonno e nonna vengono insieme, se c'è solo il nonno viene il nonno, la nonna, con piena libertà. E invochiamo la benedizione su di voi e sul vostro compito importantissimo, davvero importantissimo, che è quello di aiutare le nuove generazioni, i nuovi cuccioli a crescere. Spesso i nonni passano ore e ore e ore a prendersi cura di questi cuccioli e sono ore importanti, resteranno sicuramente nel DNA di quei pargoli e quindi riceviamo la benedizione, che il Signore vi accompagni. Signore sia con voi. Dio onnipotente vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi, vi doni pace, serenità e salute, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome e con la forza del Signore, andate in pace. L'appuntamento è per il SAP in Valpellice, il 13 di agosto. Buona continuazione di gita e buon ritorno alle vostre case, grazie ancora. Che ci...